Amici di Telegolfo, ben ritrovati e benvenuti al palazzetto di Formia, al Pala Fabiani. Gara di questa sera, turno infrasettimanale di basket tra Meta Formia Basket e Sora. Andiamo a conoscere subito le squadre in campo. Le immagini sono guidate dall'esterna 3 di Telegolfo con Nicola Dell'Anno. Squadre in campo. Sora si presenta con il numero 4 Claudio Vozza, 5 Gianluca Stirpe, il capitano, 6 Matteo Di Prospero, 7 Davide Favari, col 10 Zoran Radojic, 11 Francesco Castellucci, 12 Marco Berardi, 13 Davide Vona, 20 Nicola Bulatovic e il 21 è Antonio Agustin Ambrosino. Coach ovviamente Leonardo Ortensi. Dall'altra parte risponde la squadra di casa, il Meta Formia Basketball, con lo 0 Giorgio Di Rocco, 7 Aldo Marziali, 10 il capitano Pablo Ariel Rodriguez, col 12 Matteo Norbedo, 15 Giovanni Lamura, 17 Perez della Blanca, Gonzales Eduardo, 24 Antonio Massaro, 33 Lucio Gattesco, 35 Antonio Achille Cardinale, col 40 Silvio De Pippo, il 45 Marco Polidori. Il coach è Ciro Cardinale, il suo vice Carlo Sapia. Squadre già pronte per scendere sul campo. Adesso elencheremo i quintetti. Già pronto Di Prospero, il numero 20 Bulatovic, il numero 21 Ambrosino, il numero 4 Bozza. E attendiamo ancora un giocatore del Soro, il numero 13 Vona. Per Formia Perez, De Pippo, Rodriguez, Cardinale e Norbedo, questi protagonisti in campo. Tutto pronto per palla 2. Gli arbitri della gara, ci siamo dimenticati di presentarli. Allora, Matteo Lilli e Luca Palestra. Intanto inizia la gara. Norbedo, Formia che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Norbedo porta a passeggio il pallone, lo allarga per Rodriguez, De Pippo sotto per Perez. Scelta una squadra molto alta Cardinale quest'oggi, e subito Perez va a mettere dentro i primi due punti per Formia. Pallone gestito adesso dal Sora, che tocca il suo primo pallone col numero 4 Vozza. Vai playmaker, allarga per il gioco di Prospero, poi la tentativa di penetrazione di Ambrosino, va dritto a canestro, solo ferro per lui, riprende sotto il pallone Zora, prova a giocarlo, ma Norbedo adesso conquista un ottimo rimbalzo, guida il costo costo, Rodriguez sceglie la mattonella, va al tiro da 3, ferro, bravo e veloce il numero 20 Bulatovic a prendersi il pallone, subito nel costo costo, la squadra con Ambrosino, stoppone di Perez in questo caso, blocca il tentativo di andare a canestro del Sora. Palla ferma, ma attaccherà ancora il Sora sotto con Bozza, che ha da giocare questo pallone. Sfera che parte, pallone perso in questo caso da Bulatovic, si ferma il gioco, palla contesa. 9 secondi per attaccare la squadra del Sora, anche perché avrà la palla la squadra di Coach Ortensi per il via del possesso invertito. Ancora Vozza a giocarla. Vozza la gioca per Ambrosino, larga il gioco da questa parte, per poco non si ritrovette sul discorso Cardinale. Pallone tirato da Vona, nulla da fare, può ripartire la squadra con Norbedo. Norbedo subito sotto, bello l'aggancio per De Pippo. Riesce però a mettere dentro il giocatore di casa Formia. Può ripartire allora in attacco Ambrosino. L'arbitro ferma tutto, ha visto un fallo, pescato in fallo Perez, uno dei tre lunghi, potremmo dire così, di Cardinale. ...2-0, non cambia il risultato. Ancora una volta il Sora a giocare il sotto canestro del Formia. Il tiro di Bulatovic, solo ferro, nulla a fare per lui. Allora Perez si prende un ottimo rimbalzo, Norbedo subito per Cardinale, si ferma quasi a voler nascondere il pallone ai difensori del Sora, prova a circonnavigare la campana, il taglio sotto e qui non si intende con Perez, palla fuori, può ripartire Pozza, pallone giocato subito in appoggio da parte di Vona, poi ancora Pozza, si torna in possesso di palla, lo accompagna Norbedo,
sfera che arriva di Prospero. Prospero smista il gioco di Ambrosino, prova a penetrare Ambrosino, qui si perde la sfera, Bulatovic, nulla da fare per lui, pallone che torna al meta, 8-0-4, si fa sentire Ortensi subito arrabbiato. L'andata fu la squadra Formiano ad avere la peggio sul campo del Sora, ci fu praticamente una gara di smarrimento, potremmo dire così. Il Sora in questo momento ha 8 punti in classifica e 2 li ha fatti proprio contro il meta nella gara di andata. Intanto arriva il fallo ai danni di Perez, primo fallo anche del Sora, ha commesso il numero 13 Vona. Palla sotto per 7 minuti e 50 da giocare per la squadra Formiana, ancora un pallone fuori anticipato Cardinale in questo caso, ultimo tocco però del giocatore Formiano, quindi si ripartirà con il pallone di Vozza. La Vozza l'appoggio per il proprio numero 13, buona giro palla che premia adesso Ambrosino, cerca la tripla, ancora una volta il ferro non lo premia De Pippo. 7-35 Rodriguez, c'è sotto Perez, la smista fuori per De Pippo, cerca la tripla De Pippo, questa volta è lui che viene accontentato, sale a 5 il meta, 5-0, pallone girato per Ambrosino, ancora per Di Prospero, può penetrare, perde un tempo di palleggio, potremmo dire così, Di Prospero. Ora Bozza sotto, si sono alzate le maglie bianche, ma nulla da fare, riesce a insaccare i primi 2 punti Bulatovic. Morbedo perde Pippo, autore di una splendida tripla in precedenza. Rodriguez, giro palla del Formia, con molta calma la squadra di Cardinale, gestisce qui. Avevo chiamato la calma, arriva subito l'erroraccio in questo caso di De Pippo che non riesce a pescare Cardinale. E ora il cambio, la mura. Fuori De Pippo, dentro la mura, guardato ora da Nicola Dell'Anno, esordio in gara per Giovanni Lamura. Tornato quest'anno a Formia Giovanni Lamura. È partita la gara. Bozza nasconde il pallone letteralmente al Norvedo Di Prospero. Ambrosino prova a puntare, lo lascia respirare, potremmo dire così, Rodriguez, poi Vlatovic cerca il tiro, qui Lamura si becca un bel pallone, riesce a recuperare il rimbalzo, può partire Norvedo, 6-21 da giocare. Norvedo ancora da del tuo alla sfera, adesso va al tiro da fuori Rodriguez, bella ancora una volta, passo triplo potremmo dire così del Formia. Penetrazione, ancora un errore per la squadra ospite che non riesce a insaccare in questo frangente, quindi non vedo, sbaglia Ambrosino sotto Di Prospero e qui Cardinale, gioco di prestigio per lui potremmo dire così, perché veramente ha rubato il pallone quando il giocatore era pronto solo a metterlo dentro, viene corretto per un paio di volte il punteggio, dovrebbe essere comunque 8-2. Va, si gira Bulatovic, ancora un'imprecisione, avanti il lancio rettilistico, qui Vozza tocca in qualche modo su Cardinale, spera che termina sul fondo, potrà però attaccare ancora il Formia. Meta Formia 8 Sora 2, questo è il punteggio in questo momento. Lamura la gioca per Norvedo che la mette sul palleggio, un altro pallone rubato dalla squadra ospite e qui arriva il canestro di rapina di Bulatovic, sale a 4 il Sora contro gli 8 della squadra di casa. Pallone girato per Cardinale, anzi Lamura, ancora la mura, si prende il pallone, poi sotto per Perez, passaggio verso Norvedo, va al tiro da 3 Norvedo, una volta canestro non risponde all'invito, può ripartire Ambrosino,
subito in velocità, un pivot quasi anomalo Ambrosini in questo caso. Bozza si prende il tiro dalla lunga distanza, glielo concede il meta, ma nulla da fare per lui. Norvedo subito in verticale per Cardinale, sotto per Della Blanca. Fa Perez, l'appoggia per Norvedo che è arrivato sotto da Manforte, trova però un fallo ai suoi danni. Pallone che si ferma, dovrà giocarlo il meta dopo questo fallo subito sotto da Norvedo che si era incuneato bene. Libera a disposizione allora di Matteo Norvedo, prima stagione al meta Formia. Primo pallone che si insacca per lui, sale a 9 la squadra di casa. Seconda possibilità per Norvedo, prendersi a rate praticamente questo canestro. Secondo tiro, come un conto in banca, lo mette dentro Norvedo. Può ripartire Pozza, si libera bene di Norvedo, poi si ferma, deve ritornare sui propri passi. La gioca Ambrosino, arriva un tiro da lunga distanza da parte di Bulatovic. Nulla a fare per lui. Pallone giocato verso Rodriguez. Norvedo prova a liberarsi, nulla a fare per lui. Poi palla persa, sfera fuori. Nulla a fare per la Mura. Pallone ripartito per Bozza. Notavo come si somigliassero tantissimo Cardinale e Lamura, spesso e volentieri possono trarre in inganno i due giocatori. Norvedo, passaggio per Perez, tutto chiuso, lo torna dietro dal capitano Rodriguez. Lamura larga per Norvedo, prova a sfruttare un blocco, nulla a fare, ancora Norvedo, si è liberato Cardinale, però cerca il tiro dalla lunga distanza, dentro la tripla per Cardinale. 13-4, prova a mettere il gap alla squadra di Cardinale. Cardinale è arrivato a Manforte dopo l'infortunio di Cota, uno di quei giocatori, Cota, che ha fatto veramente grandi cose quest'anno a Formia. Intanto grandi cose le fa anche il numero 5 Stirpe, non è che balla ma alla fine non entra per il Sora. Diciamo, Cota ha fatto delle grandissime cose, è stato fermato da un infortunio al menisco, ora si è ricorso a Cardinale per completare numericamente la rosa. Bulatovic intanto si incunea bene, sacca i due punti, 13-6. Allora Ortensi chiama lo schema dei suoi, 2:44 per chiudere questo quarto, abbastanza valore di punti, 13-6 non è tantissimo di Rocco. Cardinale allarga per Perez che era in posizione centrale, poi Lamura cerca il tiro, ferro solamente, poi esce Cardinale da dietro Ambrosino, non se ne ravvede il giocatore ospite, può ripartire Ambrosino, l'appoggia su Bozza. Bozza si proponeva anche Stirpe, prova ad andare in solitaria, appoggia a canestro, mette dentro due punti che portano sul 13-8 il risultato quando mancano 2:16 da giocare. Un meta che aveva messo un ottimo gap, salvo poi adesso risubire il ritorno da parte del Sora. Meta che proviene dalla sconfitta domenicale sul campo dell'Alfa Omega, quindi sicuramente ci sarà tutto l'interesse per recuperare il terreno perso. Le ambizioni delle due squadre sono praticamente diverse, il Sora cerca la salvezza, mentre il meta deve trovare i punti importanti, quelli che valgono i playoff. È ancora nella fase a playoff, ma ovviamente perdere partite ti fa scendere in questa speciale, anzi specialissima classifica. Pallone che sarà gestito dalla squadra di casa quando mancano 2:16. Pallone rimesso in gioco, è entrato Di Rocco,
Massa in campo l'Orbedo, quindi fuori Cardinale. Pirocco, passaggio per Giovanni Lamura, momento di ritorno proprio da parte sua. Norbedo, tiro da lunga distanza, dentro un'altra tripla, Formia marcia tripla, potremmo dire così. Bozza, quanto sfera fuori. Dentro Marziali, fuori Lamura, questo è il cambio chiamato da coach Cardinale. Ce la possa giocare il pallone. Pallone che ritorna praticamente al mittente. Prova a chiudere tutto l'Orbedo, 4 secondi, bisogna tirare. Bozza, Ambrosino, non pensa a tirare, arriva sullo zero il tiro. Recupera comunque una palla fuori. E addirittura dovrebbe essere di Ambrosino il pallone. Ultimo tocco di Marziali. Eh sì, allora va il Sora, 14 secondi per attaccare. Bozza sotto canestro, pronto a giocarla. Pallone messo dietro. Qualche modo Stirpe. Vlahovic. Lo scambio, ancora Stirpe. Deve tirare. Va a impattare contro Marziali. Palla fuori. Pronto il cambio, entrerà anche Massaro. Fuori Norbedo, dentro Marziali, anzi Massaro, scusate. Questo è il cambio attuato dal meta. Mentre Rodriguez lì pronto a giocarla. Il day vai con Di Rocco. Ma Di Rocco le prese con Bozza. Non è giocato, poi Rodriguez. Prova a penetrare, nulla da fare, bisogna tornare indietro. Di Rocco. Ancora Di Rocco, entra, va al tiro lui, Ferro sotto Gattesco, è entrato in campo, conquista questo rimbalzo, poi serve il pallone a Stirpe che può volare, a mettere dentro, sfonda quota 10, anche la squadra ospite, è entrato Gattesco intanto al posto di Perez, sta facendo ruotare quasi tutta la rosa Cardinale in questo frangente, tanto con Leve Rodriguez si perde la sfera, ultimo tocco che dovrebbe essere di Gattesco. 35 secondi, un'azione o poco più da giocare per la squadra ospite. Questo frangente, Stirpe lo accompagna, Di Rocco, passaggio verso Bozza, mezzo per Vlahovic. Vlahovic va a impattare su Marziali, sotto subisce fallo, credo di Marziali o di Massaro. Di Massaro. Tanto Ortensi praticamente dà indicazioni in più lingue. Arriva il cambio, dentro Perez, fuori Rodriguez. Va a respirare anche il capitano, anche perché i ritmi sono molto alti. Non sotto però la squadra ospite. Sette secondi, Stirpe prova a puntare, da larga arriva il tiro, Ferro, però è lo stesso giocatore del tiro che si prende la palla, ancora Stirpe, penetrazione, tiro da due, ancora un Ferro, qui Gattesco riesce ad anticipare secco l'avversario, si trattava di Berardi appena entrato in campo. Si chiude il primo quarto, in vantaggio il meta, 17-10. Meta che comunque aveva messo un ottimo gap all'inizio di questo tempo, dopodiché si è un po' fermata la squadra di Cardinale, anche dovuto al fatto dei tanti cambi, potremmo dire così, attuati dal coach. Ovviamente nel basket i giocatori devono rifiatare, devono poter in qualche modo prendere respiro. Sta di fatto che Meta al momento si trova sotto in questo mini parziale, 17-10 il risultato. Adesso arriva l'inquadratura della nostra regia che ci offre il tabellone del Pala Fabiani. Diciamo che ha perso qualcosa in questi ultimi frangenti, dovrà recuperare la squadra di casa. Sta di fatto che col quintetto base sicuramente il Meta
dimostra di essere più in palla in questo momento della squadra di casa del Sora, ospite. Si torna a giocare, palla al lato. Pallone giocato da Marsili. Marziali, il passaggio verso Di Rocco. In mezzo c'è stato il tocco di Gattesco. Avanti a cercare De Pippo, rientrato in campo. Si perde il pallone. Giocatore del Sora. È stato Ambrosino a toccare la palla. Intanto sono stati tolti due punti al meta. Il tabellone da 15-10 era 17-10. Si ricomincia a giocare. ...9.45 da giocare. Di Rocco, tanto noi dobbiamo accettare la scelta del tabellone, torna a 15 il meta, non ho capito il perché, sono stati tolti due punti. Di Rocco per Perez, si gira bene sotto il ferro, però impatta nel proprio cammino, si ferma. Nulla da fare per la squadra di casa. All'inizio di secondo quarto abbastanza concitato, si sta capendo ben poco sul campo. Gattesco pronto a giocarla, non gioca su Di Rocco, passaggio per De Pippo. La De Pippo si ferma, deve tornare indietro. Gattesco prova ad allargare il gioco, la federazione si gira bene. Gattesco bravo in questo caso. Arrivano i due punti in meta, 17-10. Non è gestito da Di Prospero per Brantovic. Adesso vengono ridati i due punti al meta, 19-10. Praticamente il tavolo questa sera non è informissima, dobbiamo dirlo. 8.58 da giocare, fuori Marziali. Torna in campo Norbedo, De Pippo, Norbedo, Perez, Di Rocco, questi giocatori in campo, ovviamente c'è anche Gattesco. Sora intanto gestisce palla con stirpe, cerca la tripla, ferro poi a rimbalzo, qui viene premiato il numero 12 Berardi. La stirpe finta di tiro, ci pensa Ambrosino, non trova il ferro. Allora De Pippo può prendersi il pallone, riparte Norbedo. A Norbedo con calma porta a passeggio avversari. Anzi, da solo, qui subisce lo stoppone di Ambrosino. Non va a fare per lui, è anche atterrato male Norbedo. Tanto attacca la squadra ospite, serie di palloni persi da sotto, poi Ambrosino può scegliere il tiro. Ferro poco preciso, pallone messo al lato, ma l'ultimo tocco dovrebbe essere di Gattesco. Che è stata da giocare da Stirpe e compagni. Ambrosino cercato spesso e volentieri dai suoi. Blantovic fuori per Stirpe, ancora Blantovic, va il numero 20, stavolta trova un'ottima tripla che risveglia il Sora, 19-13. Il primo quarto si era chiuso il 17-10. Tanto Perez un attimo si perde il pallone. Norbedo, passaggio verso Di Rocco, Perez avanti per Gattesco, però a cercare Di Rocco, tutto chiuso sotto per Gattesco, bisogna tirare. Va Perez, subisce fallo da parte di Ambrosino, direttore di gara, blocca tutto. 19-13 che persiste, 7.43 da giocare, ritorna in campo Rodriguez, va fuori Gattesco. Questo è il cambio attuato dalla squadra di casa.
Primo tiro di Perez rifiutato da canestro, seconda possibilità per il giocatore spagnolo. Perez mette dentro il 20° punto, distanza bassa le due squadre nelle realizzazioni. Stipe per Di Prospero, lo fa passare il gioco, celebrato per lo Stipe, va a penetrare, sgancia il tiro verso Blantovic, c'è il fallo da parte di Norvedo. Messo fallo il numero 12 di Casa Formia, sfera al lato per Di Prospero che potrà giocarla. Si muovono i blocchi, parte Stipe, preferisce servirla per Ambrosino, però la Stipe, e lui affugge da playmaker adesso. La Stipe, buono il suo controllo di palla, poi il pallone è rifiutato ancora una volta dal canestro, serie di errori e tantissimi errori al tiro. Di Rocco già dall'altra parte, il possesso per Rodriguez, Norvedo, va Norvedo, prova a cercare un varco, Perez, penetrazione, scarica fuori, non trova compagni a cui servire il pallone. Si arrabbia coach cardinale, Formi è poco chiaro nelle idee, nelle giocate in questi frangenti. Stipe, Lorenzo Berardi, Ambrosino, va in penetrazione verso tempo, voleva forse un fallo, nulla a fare per lui. Norvedo lascia sul posto per Rodriguez, sotto per Perez, nuovo il fallo da parte di Bulatovic. Si arrabbia Calcio Ortensi, che perché dall'altra parte voleva il fallo su Ambrosino. 20-13, ma il tabellone è tornato a 19-13. Viene richiamato Calcio Ortensi. Tanto Perez va, mette dentro il 20° punto, ma io e il tabellone non ci troviamo questa sera. Perez fa 21-13. Forza, è qui bravo Norvedo a rubare il tempo di gioco, bloccare il pallone fuori per la squadra del Sora, potrà ripartire adesso. Forza, prova a dare in velocità, riesce a segnare Di Rocco, sulla volta tutto chiuso. Stipe, passaggio per Ambrosino, cerca il tiro da tre Ambrosino, nulla a fare, poca precisione. Può ripartire Norvedo, posto cross, c'è Perez sotto, servito Perez sotto per Norvedo, c'è il tocco di Rozza, il tocco per Norvedo secondo il direttore di gara. Al lato Stipe, potrà giocarla lui per Vozza. Vozza viene avanti con molta calma, vuole il movimento da parte di Stipe, si propone, viene servito, 1-13 Bona, tornato in campo adesso al posto di Plantovic. Ambrosino va al tiro, va a fare, allora Perez può recuperare un ottimo rimbalzo, può ripartire Norvedo, grande velocità, c'era Di Picco fuori intanto a cui Rodriguez non riesce ad agganciare, fuori Di Rocco, dentro Cardinale. Fuori Di Rocco per Cardinale, questo è l'altro cambio attuato per Metaformia. 5:48 da giocare. Forza, porta a passeggio il pallone. Per Ambrosino, Berardi, la scarica per Bona, ancora Berardi, Bozza, la sua penetrazione, un libero in movimento, Ferro, non a fare, poco precisa il Sole in questo frangente. Qui sbaglia il Formia con la ripartenza, la Stipe, passaggio fuori per Bozza, va al tiro Bozza, qui trova un'ottima tripla che porta a 19 la squadra del Sora contro il 21 del Formia. Norvedo
passaggio verso De Pippo, De Pippo, Rodriguez, Cardinale, Norbedo e Perez, questi 5 in campo per Formia. Cardinale si è fermato, deve far girare il pallone, arriva Perez, la sfera va a saltare Perez, muove un po' di polvere dalla retina, Formia un po' fermo in questo secondo quarto, passaggio verso Rozza, buona Ambrosino, ancora un tiro da lunga distanza, aumenta solo la percentuale dei tiri sbagliati in questo caso. Norbedo è pronto a rientrare Gattesco nel Formia. Norbedo, il passaggio verso Cardinale, la combinazione di Cardinale, prende la sponda, con il partito Ambrosino, le controlleva da questo, dall'altra parte, Stirpe taglia fuori Norbedo, buona, tutto chiuso, Formia si è riposizionato, Bozza va in penetrazione, Bozza e qui subisce fallo, nulla da fare, stava attaccando bene Zora, se il Formia ha alzato la barriera, fuori Perez, dentro Gattesco, Bozza, primo tiro per lui, mette dentro il 17° punto, seconda possibilità il giocatore numero 4, Bozza, ferro, poi pallone sputato fuori, si ricomincia a giocare, in 4 minuti sono quelli che mancano a riposo lungo, arriva rimorchio Norbedo, Norbedo ha problemi a smistare il pallone, quarto passaggio della sfera, il passaggio verso Rodriguez, sotto ancora un erroraccio nei passaggi tra Gattesco e Rodriguez, pallone che è ripartito per Bozza, prova a puntare a Norbedo, si ferma Bozza, Stirpe a rimorchio, va Stirpe, Gattesco praticamente ha il compito di marcare stretto Ambrosino, entra Berardi, va in penetrazione, mette dentro il 19-23, il Zora praticamente è riuscito in questo secondo quarto, anche perché il Formia era partito sul 17-10, adesso si ritrova a 23-19, si è segnato tantissimo, 9 punti per il Zora, ma adesso diventano 11 punti per il Zora, ma il Formia praticamente ne ha messi dentro 6, è un bottino magro quando mancano 3 minuti. Norbedo, prova a sfruttare il movimento dei compagni, va Gattesco, ora il canestro di Gattesco, 25-21, Stirpe, passaggio a cercare Ambrosino, l'azione Ambrosino sotto canestro, ha un ottimo movimento, mette dentro, 25-23, pronta a impattare il Zora per trovare il pareggio per chiudere questo quarto. Norbedo porta a passeggio la sfera, poi Rodriguez cerca la tripla, subisce fallo, da 3 liberi a disposizione, Rodriguez 3 tiri, mentre Ortensi vi va a richiamare Berardi, si ferma sul ferro, però il primo tiro, di Rodriguez, secondo tiro di Rodriguez, stavolta entra dentro il pallone, sale a 26 la squadra di casa, seconda, terza possibilità, seconda che metterla dentro, secondo punto realizzato dal capitano casalingo, forza il passaggio verso Stirpe, prova a recuperare metri, poi punta il canestro, va al tiro, trova il fallo, 2 liberi a disposizione, il fallo dovrebbe essere di Norbedo, anzi no, Rodriguez, si alza la palletta numero 2 per Rodriguez,
stava tirando, ci dovrebbero essere due liberi, invece no. Gioca da sotto. Vabbè, Gona, passaggio verso Ambrosino. Penetrazione, scarico ancora fuori, va al tiro Gona, cerca la tripla, va a fare il ferro. Disinnesca tutto, poi Norbedo già dall'altra parte, lo spazio per Rodriguez, prova a incunearsi, poi Cardinale, Norbedo, prova Norbedo, taglia bene, ancora fuori per Cardinale, sotto per Rodriguez che può salire, subisce forse un fallo, arriva adesso la segnalazione quando manca 1.30 tondi, 27-23. Rodriguez ha ancora due liberi a disposizione per prendersi a rate il canestro che non è riuscito a realizzare, che segna il 28esimo punto. Seconda possibilità per Rodriguez, dentro, 29-23. Arriva il cambio dentro la mura, bozza, va a riposo Rodriguez. I giocatori stanno pagando però quello che è il turno infrasettimanale, almeno per quanto riguarda il meta. Bona, non è per Ambrosino che fin qui non è mai uscito, ha salvato per un attimo il pallone perché l'ha perso Ambrosino. Time out, tutti in panca, 1.13 da giocare. Il tabellone del Pala Fabiani, certo un meta che vuole tornare subito negli spogliatoi per chiudere questo quarto che non è stato sicuramente esaltante. 12 punti fin qui realizzati contro i 13 realizzati dalla squadra ospite. Che non premia la squadra di Cardinale. C'è pronto Stirpe per giocare il pallone, si ferma un po' di più il meta. Da giocarla alla mura verso Norbedo, partito un giro di lancette e poco più per chiudere questo quarto. Norbedo avanti per De Pippo, Frattesco va al tiro, ferro, bozza subito dall'altra parte, quella l'intersezione del Stirpe, verticale Stirpe, ferro, poi Gattesco si sta anche salvando su tanti errori da parte del Sora, la squadra di Cardinale. Norbedo volta a passeggio il pallone, serve Cardinale, avanti, va a trovare il tiro di Lamura che insacca il 31esimo punto della squadra di casa. Forza per Stirpe, 25 secondi per chiudere il quarto. Buona, fuori per Ambrosino che fin qui li ha giocati quasi tutti i minuti, ancora un ferro, Buona che prende il rimbalzo, mette dentro, 25-31, 6 punti tra le due squadre. Norbedo porta passeggio il pallone per chiudere il quarto. Però Norbedo bisogna tirare, si perde il pallone e poi bozza, ma il tabellone dice che può bastare così. 31-25 avanti il meta, ma molto stentato questo secondo quarto della squadra di Cardinale. Baby.
partito il pallone, sarà con Bozza, Di Prospero, Ambrosini, Stirpe e Vlahović è entrato adesso in campo, forma con Orbedo, Rodriguez, De Pippo, Gattisco e Cardinale. 25 che hanno iniziato il primo quarto, intanto arriva questo tiro forzato da parte di Stirpe e poi due punti messi sotto Di Prospero. 27-31, guardavo i parziali, nel primo parziale il Formia si è imposto 17-10, si è imposto anche nel secondo quarto la squadra di Cardinale, ma con un parziale di 16-15, vero che comunque rimane il gap, ma adesso 31-27, sono 4 i punti di differenza tra le due formazioni. Tanto Cardinale tira quasi da casa, Ferro, può ripartire Ambrosino, una volta sotto il pallone intercettato in qualche modo a Stirpe, poi palla fuori. Sfera che sarà giocata da Gattisco. Orbedo porta a passeggio il pallone nei confronti di Stirpe, arriva il blocco di Rodriguez, non ci casca Stirpe, allora Orbedo ancora a passeggio, si propone Gattesco, tutto chiuso, si è fermato Orbedo, allora trova Cardinale sotto, bisogna tirare, perde il tempo e l'attimo in meta, quasi a secco di idee in questo frangente. Mozza, passaggio verso Di Prospero, Ambrosino penetra, allora funzione via De Pippo, Di Prospero si gira bene, chiuso, tira ancora per Bozza, Stirpe, attenzione, scarico e poi perde il pallone il giocatore del Zola, Vlahović. Sfera che andrà al lato per Norbedo, già battuta, porta a passeggio il playmaker di Formia, tutto chiuso da parte di Stirpe, Rodriguez, De Pippo, per un attimo si perde il pallone, quello De Pippo prova la compagna, allora butta via un pallone sul quale Stirpe può andare a mettere punti importanti. 29-31 in avanti la squadra di casa, ma qui si è fermi con le quattro frecce dall'inizio del secondo periodo, non è cambiata la musica, anzi sembra quasi peggiorata in questo terzo quarto. Norbedo avanti per Rodriguez, finta di tiro, però Rodriguez in modo si fa spazio, riesce a inzaccare. 33-29, 7-35 da giocare, Bozza, deve essere una partita abbastanza agevole sulla carta per la squadra di casa. Ambrosino trova un varco, lo porta praticamente a mettere dentro il 31esimo punto per la squadra ciociara. Rodriguez fuori ancora per Norbedo, va Matteo Norbedo dentro la tripla che prova a svegliare il Formia. Bozza, passaggio per un attimo rubato da Norbedo, Bozza, la Stirpe bisogna cominciare a pensare di tirare, passaggio di Bozza, si perde il pallone, la squadra ospite. 6-44, no, rimane in attacco il Zola, il tocco del giocatore formiano, però potrà giocarla Zola con Bozza, passaggio verso Di Prospero, il tiro dentro il pallone e proprio sul suono della sirena. 36-34, quindi tripla. Norbedo pronti ad entrare, Lamura e Perez, dai vai per Gattesco, De Pippo, Ciropalla, Rodriguez, due punti tra le due formazioni, intanto l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo da parte del numero 21 Ambrosino, suo il fallo, fuori Gattesco, dentro Perez, un altro giocatore fuori, si tratta di De Pippo, dentro la mura. E 16, la mura la gioca per Norbedo, giro palla per Cardinale, Rodriguez sotto per la mura, sale in alto la mura, in qualche modo riesce a correggere, volante Perez,
28-34, subito in verticale verso Stirpe, passaggio per Ambrosino, Ambrosino per Vlatovic, Mozza di Prospero, Stirpe, Ambrosino, praticamente hanno bloccato tutti i palloni in questo caso, arriva il canestro, 36-38, ancora pronto a impattare il Sora, Norbedo, dentro Norbedo, riesce a incassare il punto, allora Ambrosino ha l'opportunità di mettere il pareggio, va a impattare, 38 pari, punito il meta, quando non metti giù tutte le tue qualità ti trovi poi a un certo punto a dover inseguire, adesso il meta deve riprendere la partita, che praticamente il Sora ha impattato e è andato in pareggio. Si gira Perez, riesce di nuovo a mettere il muso avanti la squadra formiana. Meta che ha segnato 9 punti fin qui, ne ha segnati 13 in Zora. Il Cardinale conquista un ottimo pallone. Si sono alzati nella mura Norbedo, Cardinale va da solo, scarica per la mura, va al tiro. Il giocatore formiano riesce a mettere altri 2 punti. Nel momento in cui il Zora ha impattato, forse si è svegliato il Formia. E adesso sta ricucendo il gap. Mozza, passaggio per Ambrosino, deve girarsi su Perez, riesce a tirare Ambrosino, la sua parabola vale 2 punti, parte il Formia, va il playmaker, prova a sfruttare il blocco di Rodriguez, si ferma, deve tornare all'indietro Rodriguez, Cardinale, il numero 35, prova a penetrare, va al tiro comunque, Ferro poi 2 a correzione, nulla a fare, sfera fuori con l'ultimo tocco per un giocatore del Sora, pronto ad entrare Davide Vona, fuori il giovanissimo Nicola Bulantovic. Per giocarla la mura, stava ragionando con il direttore di gara l'ultimo tiro, quando praticamente è entrato a impattare a muro Perez, vai per Norbedo, Rodriguez è sotto per la mura, qualche mollo si prende il pallone, poi il gancio, arriva la correzione, arriva il fallo più canestro per Perez, pronto ad entrare Giorgio Di Rocco, un tiro aggiuntivo per Perez, ma fuori Cardinale, dentro Giorgio Di Rocco, può salire a 45 metri più 5 adesso il meta, ci riesce Perez, incassa questo tiro aggiuntivo, ne mancano 3.51, il Prospero prova a beccare la mura, riesce a trovare un'ottima via per il canestro, mette dentro Norbedo, chiama lo schema ai suoi, Di Rocco per Rodriguez, finta di tiro Rodriguez, poi va al tiro Ferro, quasi stregato quel canestro, tanti gli errori nei tiri sia da dentro che da fuori, non è che sia stregato solo di lunga distanza. La mura cerca ancora un tiro, prova i 3 punti, proietta a 48 contro i 42 del Sora, forse c'è voluto il pareggio per svegliare il Formia, buona sovrapposizione, Rodriguez allarga le braccia, si prende il pallone, poi buona, torna su di lui, non se ne era avvisato Rodriguez, Di Rocco, tutto è chiuso, allora Norbedo chiedeva il pallone alla mura lì di lato, Di Rocco, passaggio per la mura, sotto per Perez, forse spostato fallosamente, non secondo il direttore di gara, tutto ok, dall'altra parte Stirpe, buona la sua partita contro uno dei migliori, Ambrosino, Di Rocco, Stirpe qui si incaponisce ad andare da solo, alla fine conquista comunque un pallone fuori a 2.30 da giocare, dentro di nuovo Berardi, fuori Mozza, qui ha sbagliato il meta a difendere,
Va in campo Gattisco, va fuori Perez. Tiro di Ambrosino, recuperato dalla Mura. Va Norvedo, prova a farsi largo, buona, finisce bene, prende il pallone stirpe, gioca dall'altra parte, si ferma, preferisce ragionare con i suoi, metterà anche Cardinale, va al tiro Vona, bello il suo arco, bello il canestro. 45 a 49 dal tabellone del Palafabbiani. Norvedo per Rodriguez. Rodriguez scarica fuori per pallone, arriva alla Mura. Gattesco forse poteva puntare il canestro, ma di fatto che mette dentro. 50° punto per la squadra di casa contro i 45, più 5 di K adesso. Stirpe forza un po' su questo tiro. Norvedo già dall'altra parte, lo accompagna Di Prospero. Binocco, Gattesco taglia per Rodriguez, giro palla che porta la Mura al tiro. Nulla a fare Gattesco, però più l'esso di tutti, si prende in rimbalzo quando manca un minuto a chiudere questo quarto. Binocco vuole il movimento dei suoi, bisogna tirare, ci pensa Binocco, sotto Gattesco per un attimo conquista il rimbalzo, può ripartire Stirpe già dall'altra parte. Qui chiude Norvedo, bravo, non ha chiuso, però Di Prospero conquista il pallone, conquista il fallo. ...45 secondi da giocare. Liberi a disposizione del Sora. 50-45 che diventa 50-46. Ridotta ancora di più il gap, 50-47, riparte il pallone. Praticamente ne ha messi 19 in questo quarto il meta, salvo altre realizzazioni dell'ultimo secondo. Mentre praticamente dall'altra parte si è partiti da 25, hanno messo dentro 22 punti i giocatori del Sora, che stanno facendo l'impresa qui a Formia. Rosino, passaggio per Berardi, il suo gancio, nulla da fare, può ripartire Di Rocco. Di Rocco nasconde il pallone a Stirpe, deve arrivare qualcuno da Manforte, passaggio verso Cardinale, tira da lontanissimo, insacca la tripla Cardinale e subisce il fallo a un secondo da giocare. E Cardinale praticamente ha a disposizione un libero per aggiungere altro fine in cascina, non ci riesce. Poi arriva la sirena che dice che può bastare così in questo quarto. È un meta che però è fermo, non me ne vogliano i tifosi formiani, ma praticamente ha subito un ritorno della squadra ospite veramente pesante. Abbiamo già detto prima, il quarto si era aperto con 31 punti per il meta, 25 per la squadra ospite, adesso 53 a 47. Ne ha messi dentro 22 il Sora, mentre il meta ne ha messi dentro 22. Si è ripreso con questo ultimo tiro di Cardinale. 31-53, sono 22 punti, 22 pari, ma il Sora ha dimostrato di essere in palla. Non voglio parlare male del meta, ma praticamente ti ritrovi che contro una squadra della bassa classifica non puoi, diciamo, soffrire tra virgolette in questo caso, perché in realtà gli errori li stanno facendo i giocatori del Formia. Il Sora sta giocando un'ottima partita, anche ottima e onesta, potremmo dire così,
per quanto riguarda il gioco messo giù dalla squadra di Ortensi. È un Meta che paga un po' troppo forse i propri errori, anche un po' di stanchezza probabilmente, ma sta di fatto che devono tornare un po' invigoriti i giocatori del Formia in questo ultimo periodo, altrimenti rischiano veramente di soffrire, anche se hanno vinto tutti i parziali, comunque con i parziali non vai da nessuna parte. Pronto a iniziare l'ultimo periodo, già partito il cronometro, pallone gestito dalla squadra di casa, la Mura, Nero Rodriguez lo va a fare, prende il pallone Vona, pallone per Ambrosino, avanti per Vona, cercare Stirpe, quando è entrato ha cambiato marcia un po' al Sora, non è quasi più uscito, adesso mette dentro il 49esimo punto della squadra ciociara. Birocco va a penetrare, il fallo da parte di Bona. Sora che addirittura ha avuto per un periodo tesserato il figlio di Carlton Myers, si tratta di almeno 3 anni fa, ma comunque la squadra ciociara ha un'ottima tradizione cestistica. Dai, vai Rodriguez, può andare a tiro, Ferro Berardi libera per Stirpe, sale Stirpe ancora Berardi, si appoggia su Ambrosino, Antonio Agustin Ambrosino va in penetrazione, 2 punti riguardano il 53-51, pronta a rimpattare di nuovo la squadra del Sora, pronta a rimettere le cose in pari. Prima la sberla del pari fece svegliare il Meta nel terzo periodo, adesso vediamo cosa succede, anche se la sveglia è durata per poco, visto che la squadra ciociara ha ricucito. Rodriguez si perde il pallone per un attimo, poi trova la via del canestro, 55-51. Stirpe fugge via, può andare al tiro, poi il rimbalzo qui di Gattesco, può ripartire Giorgio Di Locco. Di Locco porta a passeggio dentro la sfera, arriva il blocco di Rodriguez, però non ferma quasi mai Stirpe. Di Locco, e qui c'è lo stoppone di Vona che recupera un ottimo pallone, torna in possesso Di Locco. Bona aveva fatto un'ottima cosa, va al tiro Di Locco, Ferro, qui Stirpe si mette il pallone, lo subirà di cucire il gap, fallo commesso da Cardinale, 55-51, fuori Di Locco, dentro Norbedo. Secondo fallo intanto per Cardinale. Che è ripartito, ma Stirpe lo fa, non riesce a trovare la penetrazione, ancora Stirpe, bisogna tirare, Stirpe va al tiro un po' forzato in questo caso, palla fuori, 7 e 29 da giocare in questo quarto, non è cambiato il risultato però. Squadra in panca per un piccolo time out, sicuramente si farà sentire Ortensi dai suoi, pubblico che non è felicissimo dalla direzione arbitrale. ...55-51... si era partiti 2 minuti e mezzo fa sul 53-47... Ha messo dentro 2 punti la squadra di casa, mentre ne ha messi dentro 5 il Sora. Tutti in campo.
parte il pallone con Norbedo. Norbedo, Lamura, Cardinale, Gattesco e Rodriguez in campo per la squadra di casa. Gattesco non riesce mai a bloccare Stirpe nel tentativo di taglia fuori. Rodriguez, Norbedo per il tiro di Cardinale, il passaggio anzi per Gattesco, chiuso da Agostin. Può ripartire Agostin, riesce a seminare in qualche modo Lamura, va al tiro, la butta come può, poi alla fine Bozza è più lesto di tutti a prendersi il rimbalzo. Berardi può ancora attaccare il Soria, qui c'è il fallo, ho messo fallo Gattesco. 6.54, Lucio Gattesco contro la carta Perez, va fuori proprio Gattesco. Ora con Stirpe, Agustin, il tiro di da lontano di Ambrosino, praticamente Agustin Ambrosino, nulla a fare Norbedo, torna indietro da Rodriguez, tutto chiuso, però arriva la mura, Perez fuori, bisogna tirare, ci pensa la mura, questa volta non trova neanche il canestro. Già dall'altra parte il pallone, Ambrosino per Bona, Bozza, passaggio verso Bona, Stirpe, prova a mettere velocità al Zora, Stirpe viene a tirare, Bozza, Stirpe dentro il pallone per lui, 55-53. Quando manca un minuto tondo tondo praticamente adesso, cioè mancano 5 minuti, 6 minuti. ...5.53, due punti dividono le due squadre. Giocherà la mura. Arriva Norbedo. Il pallone va in penetrazione Norbedo, il ferro, poi la correzione volante di Perez, non la fare Ambrosino, può andare a impattare, prova la penetrazione Ambrosino, fallo più canestro per lui, addirittura può mettere la freccia adesso la squadra ospite, subire un sorpasso nel finale, fuori la mura, dentro De Pippo, subire un sorpasso nel finale qui in meta sarebbe una brutta botta. Ambrosino mette dentro per la prima volta, il sole avanti. Norbedo si perde il pallone, Stirpe può partire dall'altra parte, qui chiama ovviamente il time out Cardinale perché la sua squadra non c'è di testa. Qui Berardi si beve la difesa, mette dentro il più 3 e il sole torna galvanizzato in panca, ne ha tutte le ragioni perché praticamente Formia dorme, non è sveglia la squadra di Cardinale. Sembra uno di quei pugili suonati, potremmo dire così, a questo punto il Formia. 55-58, rocambolesco. Solo se porta a casa questa partita non ha rubato nulla, anzi ha fatto un'impresa e l'ha costruita proprio sui demeriti della squadra di casa. Non mi piace girare il coltello nella ferita in questo caso, però devi fare il mea culpa a tutti i giocatori del Formia, devono fare il mea culpa in questo caso perché è mancato proprio il piglio, la voglia di vincere. Non cantiamo già il requiem, ci sono 5.29 da giocare, magari fra 5 minuti staremo a cantare di una bella vittoria del Formia che comunque si è ripreso la gara a tutti i costi. Perché no, continuiamo a finire l'elogio al Sora per una gara portata a casa con il coltello tra i denti. Norbedo, qui il passaggio verso Di Pippo, Rodriguez, c'è il libro Cardinale, va in penetrazione Rodriguez, riesce a mettere il 57 a 58, ancora sotto per il Formia. Forza con Norbedo, passaggio verso Berardi, e qui
tiro di Ambrosino, il ferro Rodriguez prende un ottimo rimbalzo, può ripartire adesso squadra di casa Norbedo, il passaggio verso Rodriguez, finta il tiro, non ancora Norbedo, scarica per Rodriguez, sceglie il tiro da tre, nulla da fare, pallone riconquistato da Rodriguez, da Norbedo, scusate, lancio di Norbedo, passaggio per Bozza, parte Ambrosino, arriva al tiro la squadra del Zora, Berardi, rimbalzo è suo, fuori per Bozza, bisogna tirare, Bozza prova l'accelerazione su Norbedo, fuori il blocco, Ambrosino, ferro, Norbedo arriva lui, si prende il rimbalzo, ma l'ultimo tocco di un giocatore del Zora, si tratta di Berardi. Messa che sarà da giocare da Cardinale per Norbedo, già partito il pallone, 4-12 da giocare da Matteo Norbedo, Norbedo il passaggio per Cardinale, tutto chiuso, prova a penetrare Cardinale, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo, diciamo che se ne stavano dando in quel frangente Norbedo, cioè Cardinale e l'avversario. Palla al lato, 3.55 per il momento, ancora avanti di un punto la squadra ospite, De Pippo, pallone giocato per Norbedo, poi l'ultimo tocco di Rodriguez, palla fuori, i cambi, entra Di Rocco, fuori Norbedo, dentro Di Rocco, 3.52, riparte il gioco, forza nasconde il pallone Di Rocco, Ambrosino ha giocato una partita veramente da 10 in pagella, mai uscito tra parentesi, ha giocato 40 su 40, il gancio di Stirpe, arriva il fallo ai suoi danni, due liberi per Stirpe che era al tiro, quindi potrà arrotondare il suo bottino, primo tiro per Stirpe, palla sul ferro, nulla a fare per lui, seconda possibilità per il numero 5 del Zora, anche lui autore di una bella partita, un'ottima prestazione, secondo tiro, questa volta mette dentro il più 2 della squadra ospite, Rodriguez perde Pippo, si ferma, finisce con il tiro da Di Rocco, Stirpe non perde mai di vista il playmaker, De Pippo tutto chiuso, Cardinale per Perez, subisce fallo, 3.14 da giocare, subisce fallo Perez da parte di Vona, palla al lato, un canestro divide le due formazioni, fatto sta che devi farlo quel canestro, Rodriguez poi mi ha messo dentro 4 punti in questo quarto, solo 4 punti, dall'altra parte ne hanno messi dentro 12, Di Pippo, palla al lato, la gioca verso Cardinale, palla fuori, messa a favore del Sol, anzi a favore del Formia, tutti in panca di nuovo, altro time out, quando mancano 3-0-3, 57-59, è un parziale pesantissimo ai danni del Formia quest'ultimo periodo, che comunque segue un trend che già aveva visto in fase negativa la squadra formiana. Adesso Ortensi chiederà ai suoi di continuare così, di conservare magari il punteggio il più possibile, perché non allargare questa forbice. Invece dall'altra parte Cardinale deve chiedere il tutto e per tutto ai suoi, anche perché praticamente di questo passo non vai da nessuna parte, anzi perdi due punti che potrebbero essere anche fondamentali.
Cassola trova sempre le imprese però contro le squadre pontine del sud pontino. De Pippo la giocherà lui. Pallone per Rodriguez, il dai vai il ferro, poi Perez in caduta, mette dentro il pallone, 59 pari, riparte Stirpe. Qui c'è il fallo di Rodriguez. Fallo di Rodriguez e quindi va in lunetta Ambrosino da qui in avanti. Bonus. Primo tiro di Ambrosino dentro il pallone per lui. Rimette di nuovo avanti il collo il Zora. Lunga possibilità. Dentro il 2 su 2. Torna avanti. 59-61 il punteggio. Scende il tempo a disposizione della squadra di casa. Esce bene ma in marcatura buona Rodriguez sotto, in qualche modo serve per Dirocco. Cardinale cerca il passaggio sotto per Perez, mette il piede fuori Perez. 2-27, ora forse un fallo a Perez, scivolato, forse spinto. Sta di fatto che 2-27 da giocare, ritorna in campo Norbedo. Sessantuno. Stirpe a ripartire volta. Ora Stirpe, passaggio del Zambrosino, buona Berardi, passaggio verso il proprio numero 5, cane Ambrosino, tiro da 3 dentro la bomba. 64-59, adesso il Formia proprio fuori dai giochi. Rodriguez si perde il pallone, Tenzi va addirittura a controllare il tabellone. I suoi stanno facendo veramente un'impresa, complimenti però a questa Sora. Rodriguez fuori per De Pippo, cerca il tiro da 3, esce fallo, non trova il canestro però. 1-50. E Pippo a disposizione dovrebbe avere 3 tiri liberi a questo punto. Un tiro che si insacca per lui. 60-64, seconda possibilità per De Pippo. Ferro. Ancora una possibilità. Pippo 61-64, non è già rimesso. Stirpe, 3 punti di Vario, e 3 punti li ha messi Ambrosino con quella bomba di poco fa dal perimetro. Bozza, penetrazione, scarica per Ambrosino, lo mura Perez, il ferro e poi il rimbalzo sotto per Norbedo. Si è allargato Perez, Norbedo non lo vede, preferisce giocarla per Cardinale, tutto fermo, Cardinale per Norbedo, bisogna tirare, mettere almeno il pareggio, o perché no, recuperare il gap, fallo su Rodriguez che ha la possibilità di metterne 2, salire a 63, andare sul meno 1, fa l'estratto di Bona che si trascina a bordo campo. Larga le braccia Ortensi, entrerà di Prospero. Rodriguez ha 2 libri a disposizione.
tiro per Rodriguez, dentro il pallone. Seconda possibilità per il capitano del Meta, dentro il 2 su 2, cronometro che ricomincia a correre, 70 secondi davanti e più un punto la squadra ospite. Ambrosini, Ambrosino, ora Ambrosino vuole scaricare il cronometro, bozza, ora Ambrosino si gira, va al tiro, dentro il pallone, sale 66 con 48 secondi a disposizione. Norbedo, passaggio verso Rodriguez, sotto per Perez, perde il pallone Perez, può ripartire Stirpe, commette fallo cardinale e qui il Zora esulta. Fatto l'impresa il Zora, ma il Formia deve cantare il mea culpa. Quarto fallo di cardinale. Stirpe fuori, tiro, poteva mettere punti, tranquillità, almeno in questo caso. Seconda possibilità per Stirpe, lo mettere dentro, è una pietra rossa come un macigno. Time out, tutti in panca, anche perché poi il pallone lo avrà il Zora, scaricherà quasi tutto il cronometro perché su 35 ne può giocare 24. Il Formia può cercare di prendersi il pallone, ma manderebbe in lunetta comunque i giocatori del Zora, quindi a quel punto non ci sono più time out. Entrerà la Mura alla fine del time out. Tornano in campo i giocatori del Meta. Sarà giocato da Stirpe, il capitale è stato uno dei migliori di questo Sora in campo. Arriva Bozza, si prende il pallone, commette fallo su di lui Norbedo. E allora Bozza avrà la possibilità di arrotondare ancora il punteggio. Potrebbe salire a 69 contro i 63, sarebbero 6 punti. Sempre recuperabili con due tiri da una distanza, ma devi metterla dentro. E alla lunga devi giocarla sui falli. Bozza. Primo pallone fuori, seconda possibilità di Bozza. Claudio Bozza, nota numero 4 del Zora. Dentro, 1 su 2 per lui. Parte il pallone Norbedo per Rodriguez. Va in penetrazione Rodriguez, pallone che entra. Fermato il gioco, ancora un fallo. Hai recuperato un punto, 65 a 68, stai sotto ancora di 3 però. Adesso vai liberi Stirpe, devi sperare sempre che sbagli. È una roulette in questo caso. La Stirpe, il primo tiro per lui, dentro la sfera, seconda possibilità per il giocatore di Zora. Uno su due per lui, Rodriguez subito avanti per Norbedo. Norbedo si incunea bene, appoggia dentro, messa per Bozza, già giocata. Ambrosino subisce il fallo a 13 secondi. Due libere per Ambrosino, quarto fallo del giocatore del Formia, 67-69, però Ambrosino adesso potrebbe riportare a più 4 il gap. Due tiri per Ambrosino, si gioca sui nervi,
Ambrosino gli sbaglia 8-2, il Formia tira, primo errore, seconda possibilità, adesso tirerà da 3 il Formia. Ambrosino 1-2 per lui, pallone per Norbedo, ci sono 3 punti di divario. Cardinale, passaggio verso Rodriguez, Ambrosino gli ruba il pallone, deve tirare Rodriguez, va al tiro, ferro solamente, perde il Formia 67-70. Il Zora compie l'impresa, si porta a casa punti da Formia, ma lo ripeto, Formia deve fare il mea culpa, perché la squadra di Cardinale non è stata tonica, non è stata sveglia e soprattutto è sembrata un pugile suonato. Mi dispiace per i tifosi del Formia, mi dispiace fare questa disamina, non è da me, ma perdere una gara del genere non è da meta Formia. 67-70, io ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la parte tecnica della nostra telecronaca e linea che va sul parquet. Rodriguez sconfitti ancora una volta dal Zora. Il girone d'andata fu una brutta scoppola per voi contro il Zora, ancora una volta arrivava una sconfitta. Sì, diciamo che sì, è stata un po' la bestia nera nostra, sia all'andata che al ritorno. E purtroppo abbiamo difficoltà durante gli allenamenti in settimana, poi ci alleniamo veramente in pochi, siamo 5, 6, 7 persone. Ma questo no, non ci deve dare dei alibi per non vincere questi tipi di partite, diciamo in casa poi, no? Perciò io richiamo a tutti i miei giocatori, i miei compagni, di darsi una svegliata e cacciare la testa dal cesso, come si può dire, perché così non andiamo avanti, non arriviamo da nessuna parte. Domenica c'è un altro turno casalingo, avete la doppia in casa e arriva una squadra adesso che è da prendere con le dovute precauzioni, una squadra che vi segue. Diciamo di sì, una squadra molto giovane, tipo quella che abbiamo affrontato stasera, con 2 o 3 elementi buoni dal perimetro, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e buttare via questo momento brutto che abbiamo, cacciare la testa fuori, cacciare gli attributi e da adesso in avanti provare a vincere tutte le partite che ci rimangono. Giorgio Di Rocco, io ho detto nell'ultimo periodo il Formia mi sembrava un pugile suonato, quasi inerme contro gli attacchi del Zora. Beh, se la metafora è il pugilato, speriamo di resistere fino al round vincente. Non so bene le regole, ma penso che si possono prenderle per i primi round, ma poi se si resiste... Esatto, quindi il campionato che è lungo forse no, però sappiamo che la fase importante sono i playoff, noi sicuramente dobbiamo arrivarci, prima cosa qualificarci e arrivarci nel miglior piazzamento possibile. E sicuramente tutte queste partite sono un test che per il momento dimostrano che non siamo molto pronti, non so se è una questione mentale o altro, ma abbiamo perso 3 partite di fila, è un dato. Dobbiamo invertire il trend e cercare di prendere queste ultime partite che restano per il campionato per prepararci, cioè arrivare con una mentalità più libera e migliore per poi affrontare i playoff. Hai parlato di playoff e domenica arriva una squadra che vuole prendere un posto in questi playoff. L'Alfa Omega è uno dei settori giovanili romani che spesso e volentieri tirano fuori ottimi giocatori. Simone Manzo Scauri è una delle dimostrazioni di tutto ciò. E voi avete il secondo turno consecutivo in casa e non dovete perdere la quarta consecutiva. Assolutamente no, soprattutto la seconda di fila in casa, perché ritornando sempre ai playoff il fattore campo deve essere un fattore. Noi anche all'andata abbiamo faticato, è stata una partita difficile lì, un campo difficile e infatti probabilmente loro sfruttano bene il fattore campo. So che da qualche tempo hanno cambiato anche guida, quindi sicuramente avranno una
diciamo, vedremo una squadra diversa dall'andata e quindi sarà una partita nuova che dobbiamo preparare al meglio perché è importante portarla a casa. Cosa è da correggere nella gara di stasera? La difesa, l'attacco? Perché se vediamo le percentuali c'è stata un'altissima percentuale di tiri sbagliati e in alcuni casi una percentuale di entrate l'uno contro uno le avete quasi sempre persi. Sì, diciamo che il coach ci ha detto più volte che mediamente facciamo tanti tiri durante il corso della partita e vabbè, ovviamente probabilmente le partite vinte sono ancora maggiori, quindi parlando di probabilità aumenta anche la probabilità di segnare. Sicuramente però bisogna forse prendere tiri migliori, scelte più giuste, perché appunto non serve tirare di più dell'avversario ma tirare di più e bene facendo canestro. Abbiamo preso 70 punti anche oggi che sono troppi. Dobbiamo migliorare anche in difesa e le prime partite che abbiamo vinto da gennaio a qui non certo le abbiamo vinte facendo 67 punti. Coach Cardinale, il Formia perde contro il Sora, è la seconda che perde contro il Formia e contro il Sora, ma praticamente siamo la terza sconfitta consecutiva. Sicuramente non è un buon periodo, stiamo giocando male e io sono il primo responsabile chiaramente quando la squadra gioca male. Ho chiesto delle cose particolari ai ragazzi, non le hanno fatte, ho chiesto loro di mostrarmi gli attributi e lì non è colpa mia, io sono responsabile tecnico, loro, i giocatori in campo ci devono mettere tutto quello che è al di fuori della parte di responsabilità dell'allenatore. Oggi non ho visto giocatori motivati, non ho visto gente che aveva il sangue alla bocca, la voglia di vincere a tutti i costi, ho visto dei giocatori che si passavano la palla. Oggi un dato statistico, noi abbiamo fatto 55 tiri, normalmente ne facciamo oltre 70-75 proprio perché abbiamo dei ritmi completamente diversi. E la media delle situazioni? No, la media è decente, però sono troppo pochi 55 tiri, perché non esiste che una squadra del genere giochi col freno a mano tirato. Io voglio un tipo di gioco che è diverso, completamente diverso. Abbiamo fatto per le prime partite, poi ci siamo imborghesiti, ci siamo seduti. Ripeto, il primo responsabile sono io sono sempre davanti a tutti i ragazzi, quindi non c'è nessun tipo di problema. E per quanto riguarda la parte tecnica dovremmo lavorare ancora tantissimo. È chiaro che sulla voglia, sulle motivazioni, sulla grinta, sugli attributi, se non ce la mettono loro che hanno 20 anni e devono avere voglia di arrivare, non lo so che cosa bisogna fare. Non le faccio altre domande perché veramente ha già risposto a quello che volevo chiederle. È un Formia che adesso deve fare la seconda consecutiva in casa e deve andare contro l'Alfa Omega, una squadra che vuole recuperare punti, soprattutto a voi, perché vuole entrare in quel gruppo playoff. Il problema è che noi dobbiamo giocare prima contro noi stessi, perché noi siamo in grado di essere i primi della classe o abbiamo dimostrato di essere gli ultimi in questo momento, e siamo gli ultimi, quindi siamo noi che dobbiamo risalire, ripeto, dobbiamo cominciare a cacciare la voglia di vincere queste partite, ma di vincere tutte le partite, cosa che abbiamo perso, ripeto, noi sappiamo anche il perché, ci stiamo lavorando su questo perché, però alcuni giocatori stanno venendo completamente meno.